Amici, buongiorno e ben ritrovati. Questo è un videomercato particolare perché io sono davvero preoccupato della superficialità con la quale i nostri dirigenti stanno trattando la costruzione della rosa del Milan. E allora stavo buttando giù così i nomi, che tra l'altro non ho trovato sul sito ufficiale del Milan, non c'è la rosa ancora, ma la comporranno, forse stanno aspettando di inserire anche i scintillanti acquisti che faranno nelle prossime 2 settimane? Non lo so, me lo auguro, perché in questo momento ci sono tanti interrogativi che riguardano la costruzione del Milan, la composizione di questa rosa, tanti interrogativi che il mercato non ha risolto, ma ha aumentato. E adesso vi spiego perché. Sono seriamente preoccupato. Più passa il tempo, sinceramente, e meno li capisco. Allora, partiamo dai difensori. Allora, abbiamo preso il quinto difensore centrale, non sapendo ancora se qualcuno uscirà, perché abbiamo Tomori, Pavlovic, Gabbia, Ciao e Kalulu. Abbiamo 5 difensori centrali per 2 ruoli. Nessuna grande squadra ha 5 difensori centrali per 2 ruoli, quindi qui qualcuno dovrà uscire. Mi pare di intendere, leggendo i giornali tutti i giorni, seguendo i siti di informazione tutti i giorni, che non ci sia più mercato per Ciao, almeno non alle condizioni che poneva il Milan, sempre che queste siano vere, ovviamente, però a qualcuno bisognerà pure credere nella vita. Quindi il tema è: cosa ce ne facciamo adesso di 5 difensori centrali? Siamo andati a prendere un giocatore con le caratteristiche che ci mancavano, e questo va bene. Pavlovic va benissimo, ma siamo numericamente molto molto coperti in quella posizione. Primo interrogativo. Poi sul discorso del terzino destro. Io non giudico Emerson, ve l'ho raccontato, vi ho detto come lo vedo io, i perché di questo eventuale acquisto, perché poi continua a slittare, ma magari nel momento in cui guardate questo video Emerson è ufficiale, quindi credo che anche qui bisogna fare una valutazione, perché è vero che abbiamo perso Florenzi, ma noi abbiamo come terzini destri Calabria, Terracciano, Jimenez e potenzialmente, in caso di bisogno, anche Kalulu. Quindi siamo copertissimi. A sinistra abbiamo solo Teo Hernandez. Ci hanno raccontato che Jimenez sarà il sostituto di Teo Hernandez e già mettiamo un destro a sinistra, ma anche qui ho provato a capire per quale ragione questo si faccia, perché magari diventa Emerson il terzino di spinta, eccetera, però sta di fatto che in questo momento noi abbiamo in rosa 4 terzini destri, incluso Florenzi che per mesi non ci sarà, comunque 4 terzini destri, e a sinistra c'è praticamente soltanto Teo, c'è solo Teo, e poi ci sono gli adattati, a meno che non si voglia portare Bartesaghi, ma di Bartesaghi non se ne parla più, quindi anche qui siamo sbilanciati da questo lato. Veniamo al centrocampo, andiamo per ordine, vediamo al centrocampo. Allora, noi abbiamo in questo momento un centrocampo composto da Reinders, Loftus-Cheek, Benasser, Musa, Adli e Pobega. Sono sei giocatori fondamentalmente per 2 ruoli. Di questi, a mio avviso, e fortunatamente, non solo a mio avviso, solo Benasser può ricoprire quel ruolo. Su Patreon trovate un'analisi di queste prime amichevoli e vi faccio vedere i numeri alla mano per quale ragione Benasser sia l'unico giocatore che nei 2 davanti alla difesa può avere un senso. Gli altri sarebbero tutti adattati. Reinders, Loftus-Cheek, l'abbiamo visto, Musa, Adli e Pobega. Qui potrebbe esserci in uscita Adli, ma resta il fatto che tecnicamente ci mancano 2 giocatori per giocare con la mediana 2, ovvero il titolare, e ci mancherebbe anche la riserva con certe caratteristiche. Quindi prima di andare a fare altre operazioni o prima di star dietro a giocatori che non servono a nulla, non in senso assoluto, non perché non valgono, ma perché nel Milan attuale non servono, come Samardžić, a meno che non lo si voglia prendere eventualmente, e non credo lo si prenderà, ma almeno non lo si volesse prendere per la questione del trequartista di riserva, comunque sta di fatto che di mediani non v'è l'ombra. Fofana inseguito per mesi, pare che sia tramontata questa pista. Si parla di Koné, che credo costi quasi come Fofana, se non di più, ed è più una mezzala, è diventato ormai più una mezzala che un mediano da far battaglia, combattere gli avversari e rifinire, quindi anche lì la pista è misteriosa. Dopodiché siamo in questa situazione. Poi Fonseca, bravissimo, troverà le soluzioni, io me lo auguro. Sapete che io appoggio Fonseca perché questa sua controrivoluzione rispetto al calcio sclerotico di Pioli dell'ultimo anno va benissimo
è nella direzione giusta, ma per farlo completamente gli servono dei giocatori che non ha. E io non so se la scorsa notte Musa e Loftus-Cheek siano stati un esperimento o una chiara indicazione del fatto che lì c'è bisogno di fare qualcosa, perché nella partita che è stata più complessa per varie ragioni sono venuti fuori i limiti di giocatori messi a fare cose che non sanno fare. Poi, fermi tutti, Fonseca è il mago della panchina e trasformerà Musa in Yaya Touré. Perfetto, io comprerò la maglia di Musa e farò una statua a Fonseca. In attesa di quello, però, dato che siamo il Milan e sarebbe anche il caso di, insomma, fare fede alle ambizioni del mister che ha parlato di scudetto, ecco, in attesa che venga quel giorno, cioè nella trasformazione di Musa ma anche di Loftus in due mediani da 4-2-3-1, allora sarebbe il caso di intervenire sul mercato, ma mi pare che si sia piuttosto tranquilli in questo senso. Poi c'è il discorso del trequartista. Fonseca vuole giocare col trequartista? Perfetto, chi abbiamo? Un solo giocatore, Pulisic. A meno di non voler ripetere l'esperimento togli equilibrio totale di Loftus, che fa il trequartista, finta seconda punta, finta mezza punta, eccetera, a meno di non voler davvero lanciare liberali in prima squadra, ma deve aggregarsi alla prima squadra, quindi deve essere lui il giocatore che gioca se non c'è Pulisic, noi in questo momento abbiamo un solo trequartista, che è Christian Pulisic. Va bene? Non va bene? Non giocheremo sempre col 4-2-3-1? Io credo che sarà così, però vediamo. Detto questo, anche nel discorso della composizione degli esterni d'attacco, il discorso Pulisic ci entra. Perché? Perché noi abbiamo Leao e Salemaker che giocano a sinistra, ok? Con eventualmente Okafor, che però non è un esterno sinistro d'attacco. Okafor è una seconda punta. A destra abbiamo Chukwueze. E basta. Eventualmente Pulisic, però viene tolto dal ruolo di trequartista. E allora giochi col 4-3-3, allora in quel caso hai l'alternativa. Giochi col 4-2-3-1, chi gioca se Pulisic prende il posto di Chukwueze? Chi gioca trequartista? Liberali? Loftus-Cheek? Continuiamo nelle incongruenze e nelle incomprensioni rispetto a quello che loro vogliono fare per costruire questa rosa. Quindi questo è il discorso anche degli esterni d'attacco, no? Perché noi, è vero che a sinistra con Leao e Salemaker siamo coperti e volendo estremizzare si potrebbe usare anche Okafor, che secondo me non è un esterno sinistro d'attacco, ma facciamo finta che vada bene. Però c'è sempre la coperta corta sul centro destra, Chukwueze, Pulisic, Pulisic, Chukwueze, fine. Quindi che si fa? Interrogativo. E poi c'è il discorso attaccante. In questo momento ne abbiamo Morata, Jovic che è sul mercato, Jovic è sul mercato perché l'hanno rinnovato per venderlo, è sul mercato, fino a questo momento non si riesce a piazzarlo. Quindi abbiamo Morata, Jovic, tra l'altro due giocatori. Morata è chiaro che è un giocatore di livello che può fare il riferimento centrale, non è il goleador, ma sarà sicuramente protagonista, perché Morata non è l'ultimo arrivato, è un giocatore importante. Però dietro di lui c'è solo Jovic. E allora si dirà, col Barcellona ha fatto gol, va bene, ma voi l'avete visto giocare? Poi si dirà, l'attaccante deve fare gol, perfetto. Capiterà tutte le volte di avere difese avversarie che stanno indietro di 3 metri rispetto al movimento dell'attaccante? In partite ufficiali? Secondo me no. E in ogni caso, tutte le volte che Jovic ha giocato riferimento centrale nel Milan dell'anno scorso, le cose sono andate come sapete, perché non è un riferimento centrale di un 4-2-3-1 e nemmeno di un 4-3-3. Jovic è più una seconda punta, o comunque uno che deve giocare con un altro al suo fianco. Quindi anche qui grande interrogativo. Poi qualcuno dirà, beh, si può mettere Okafor punta centrale. Oh. Va bene, vedete voi cosa fare. Quindi questa è un po' la situazione dal mio punto di vista. Una rosa costruita in maniera strana, sbilenca in alcuni ruoli, incompleta in altri, e veniamo a questo punto a una possibile soluzione del dilemma. La possibile soluzione del dilemma è: la nostra dirigenza ritiene che questa sia una squadra attrezzata. E attenzione a non cadere nel tranello del non comprendere quelle che sono le differenze tra squadra e individualità. Sono due cose diverse, perché Reinders è un buonissimo giocatore, ma è un giocatore che ha bisogno di un sistema di gioco, tanto per dirne uno, no? Che comunque diventa difficilmente collocabile in un 4-2-3-1. In senso assoluto Jovic non è certo un giocatore scarso, è un giocatore di tecnica. Individualmente abbiamo una buona base. Il problema è che ci devi fare una squadra,
E con questi giocatori, dato che siamo praticamente gli stessi dell'anno scorso, perché sì, hai messo dentro Pavlovic, ok, vediamo come va, e speriamo che sia un grande difensore, e hai preso Morata per cambiare Giroud, ma fondamentalmente quello resta. E allora sono convinti che questa sia la rosa costruita bene per fare il gioco dell'allenatore? Speriamo, e votiamoci a San Paolo dal Portogallo, perché ho paura che sia la nostra unica risorsa, non avendo possibilità di votarci certamente alla nostra proprietà e di conseguenza nemmeno i nostri dirigenti, non possiamo far altro che invocare il miracolo di San Paolo. Speriamo che possa liquefare il sangue come fa San Gennaro e che possa veramente trasformare Musa in Yaya Touré, Loftus-Cheek in Rodri, Jovic in, non lo so, Lewandowski, e che ci porti ai successi. Ma se dobbiamo fare un'analisi razionale basata sulla composizione della rosa, io credo che potremmo avere veramente dei problemi.